qual è il ruolo delle piccole e medie imprese nella transizione ecologica? Sì, devo dire che in questo periodo, nonostante siamo in una fase di profonda difficoltà ormai più che evidente, c'è un'attenzione comunque crescente nel mondo delle piccole imprese al tema della transizione ecologica. Anzi, devo dire che problematiche quali la carenza di materiali, il caro energia, tutte le difficoltà di approvvigionamento che stiamo vivendo stanno facendo ulteriormente capire l'importanza di adottare politiche di risparmio energetico, riutilizzo, valorizzazione delle materie e dei rifiuti. Quindi c'è sicuramente interesse sul tema, ma sappiamo anche che ci sono delle difficoltà che ancora il paese sconta, che scontava già prima e che non sono state totalmente risolte. C'è un problema di contesto normativo non sempre favorevole a questa transizione. Il PNRR sicuramente voleva essere e vuole essere uno strumento per dare slancio a questo processo virtuoso. Alcuni tasselli importanti sono stati messi, ma sicuramente c'è ancora molto da fare. Speriamo che da questa fase in poi si possa ulteriormente avviare e rafforzare un'interlocuzione tra istituzione, pubblica amministrazione e associazioni di imprese che possono svolgere un ruolo proprio perché supportano e ascoltano tutti i giorni chi deve fare concretamente la transizione. A proposito di imprese, gestione dei rifiuti, si affaccia questa, la novità del Reentry per quanto riguarda la tracciabilità? Sì, la mia associazione, la CNA, così come tutte le altre principali associazioni, si sono approcciate già nei mesi scorsi a questa rivoluzione normativa sul tema dei rifiuti, ritenendo che potesse rappresentare un passo verso un maggiore sostegno alla legalità, verso un'evoluzione in termini di digitalizzazione delle imprese, di semplificazione. Quindi l'approccio e lo spirito è sicuramente positivo e così abbiamo lavorato ad esempio sul fronte della sperimentazione organizzata dall'Albo Gestori Ambientali. Devo dire che purtroppo nella fase di scrittura del decreto ministeriale che dovrà definire le regole di gestione di questo sistema da parte del Ministero della Transizione Ecologica, alcune criticità sono emerse e le associazioni conseguentemente hanno manifestato alcune preoccupazioni. Ci sono degli elementi critici che a nostro avviso rischiano di far perdere quell'obiettivo di semplificazione che il Reentry dovrà garantire insieme ovviamente alla tutela dell'ambiente, senza entrare nel dettaglio, ma sono alcune previsioni normative di estrema complessità che rischiano di non essere gestibili dalle imprese. Non sono ostacoli insormontabili, noi abbiamo voluto puntare l'attenzione su queste criticità proprio perché riteniamo che anche qui con il giusto dialogo si possano superare. Quindi siamo in una fase assolutamente importante e se saremo in grado di gestire bene questa fase finale di approvazione del decreto, cercando di limare i punti che non vanno e portare avanti invece gli aspetti positivi di questa riforma, possiamo ottenere il risultato. Al momento siamo un po' in attesa proprio perché ci sono dei nodi che stiamo guardando con attenzione.